Comikins e benvenuti in un nuovo video. Il Comic Con è finito ormai da qualche giorno, ahimè. È stato un Comic Con meraviglioso e ci tengo a ringraziare tutte le persone che sono venute all'incontro, che è stato bellissimo e non lo so, questo Comic Con è stato molto molto intenso, molto particolare, molto bello, con un sacco di bellissime persone. Io purtroppo non ho fatto il vlog, però lo potete trovare sul canale di Reading Can Save Us, ovvero Giada, e di Never Ending Stories, ovvero Emanuele. Ritornando però al motivo per cui sono qui, vi voglio far vedere tutti gli acquisti che ho fatto al Comic Con, che non ne sono pochi. Quest'anno sono partita come tutti gli anni. Io non spenderò tanto, no, giusto una cinquantina di euro. Non è andata esattamente così, no. Il primo acquisto che ho fatto è stato zero calcare, un polpo alla gola. Questo qui l'ho pagato 16 euro. L'ho preso per due motivi principali. Il primo perché altrimenti Gabriella mi bruciava casa. Il secondo perché c'era zero calcare alla fiera e infatti mi ha fatto il disegno e l'autografo, infatti sono molto molto contenta. Il secondo acquisto invece è stato Skydoll Aqua, quindi il secondo numero. Cioè il primo mi era piaciuto troppo e ho detto no vabbè, lo devo prendere il secondo. Ma soprattutto perché Barbucci era in fiera e mi ha autografato e fatto il disegno ovviamente sulla copia, ed è bellissimo, mi piace un sacco. Io veramente non vedo l'ora di andare avanti, di proseguire, perché Chantal che si sta facendo spoiler, perché sembra molto intrigante, molto interessante, già che io ho il mio fiuto da Sherlock, devo sapere se quello che ho pensato in effetti è vero, può essere vero oppure no. Magari mi sbaglio, magari non ci ho capito niente, probabile. Questo acquisto in realtà non era voluto. Sto parlando di X-Men Legion, che è il primo volume, e l'ho preso principalmente perché doveva venire Rachel Keller, solo che non ci avevano dato niente per fare questi autografi. E poi in realtà si è scoperto che ti davano loro la locandina qui, e quindi vabbè, non fa niente, insomma, non mi ha autografato questo, mi ha autografato questo, lo attaccherò con la colla, che devo fare. Successivamente ho comprato Contro Natura, che per il nome è tutto un programma. Questa qui è di Mercandolfo, anche questa non c'è il disegno ma in realtà è autografato. Le tavole mi piacciono un sacco, la trama sembra interessante, ma Chantal l'ha comprato per il semplice motivo che si chiamava Contro Natura. Adesso io mi rendo conto che i miei acquisti sono campati un po' in aria, quindi vabbè. Sempre sotto minaccia di Gabriella ho acquistato anche The Money Man, che è la storia insomma del fratello di Walt Disney, e quindi c'è, e quindi insomma capite che l'avrei comunque presa a prescindere. Anche qui c'era Simone che ha fatto il disegno e l'autografo, è bellissimo bellissimo. Anche questo si alterna tra momenti passati e presenti, che spiega un po' la storia di questo fratello, di Walt Disney, eccetera eccetera. Non l'ho ancora letto, però sono molto molto curiosa. Quest'altro invece l'ho preso sotto minaccia di Leana. Sto parlando di Silverwood Lake di Simona Binni, anche questo autografato, sono tutti autografati. Tra l'altro questo ha la mappa dentro ed è bellissimo. E mi ha fatto questo splendido disegno, mi piace un sacco. E le tavole sono queste, io non vedo l'ora di leggerlo perché dovrebbe parlare tipo boh, mistero, thriller, non lo so sinceramente, perché io mi fido delle persone che mi consigliano le cose, quindi non ne ho proprio idea. Dopodiché ho preso il piccolo Caronte, che sembra tenerissimo e dolcissimo. A parte che la copertina mi piace un sacco, i colori mi piacciono un sacco, ma poi c'era Sergio Algozzino che ha autografato e fatto il disegnino, quindi sono molto molto contenta. I disegni ve li faccio vedere, cioè sono belli, sono spettacolari, guardate questo. Non lo so, mi piacciono un sacco, io amo le graphic novels, io proprio le amo un sacco. E in teoria dovrebbe parlare del figlio di Caronte. La butto lì, perché si chiama il piccolo Caronte, la butto lì. Quest'anno al Comic Con è venuta anche una scrittrice che ho amato, e sto parlando di Luputin. Non so se avete mai letto Cotton Tales, però è venuta perché ha scritto Francis, che è questa nuova graphic novel che parla in realtà di streghe. Anche lei è stata tenerissima, mi ha disegnato la streghetta e mi ha anche autografato la copia, e dentro lei, mamma mia ragazzi, fa dei disegni
usare i colori che sono, boh, sono troppo belli. Io li amo e non vedo l'ora di leggerlo. Questo è bellissimo, questo io lo amo, è bellissimo. Sotto consiglio poi di Luigi, che è un ragazzo che ho conosciuto alla fiera, ho comprato Nine Stones, che è un fumetto scritto da un'attrice italiana, cosa che mi piace un sacco. Costa 5,50, questa qui è la variant che stava al Comic Con, bellissima. E è tra moltissime virgolette uno yaoi, cioè credo sì, è uno yaoi. Però la trama è un po' dark, non lo so, ho visto queste ombre e lui ha questo potere di controllarle, ragazzi, non ho ben capito la cosa, però come potete vedere anche un po' splatter e i disegni sono bellissimi e tutto a colori, è meraviglioso, veramente bellissimo, io non vedo l'ora di leggerlo e anche questo me lo sono fatto autografare. Troppo bello. Dopodiché, per coronare il mio sogno di diventare High Lady della Night Court, mi sono presa la come si chiama? Come si chiama questa? La corona, la tiara elfica, perché sì, perché io la amo, anche perché ci devo fare il cosplay di Fera, ho deciso. Questo è il nuovo obiettivo della mia vita. Dopodiché quel santuomo di Luigi mi ha gentilmente regalato il cofanetto di Final Fantasy Type Zero, perché hanno fatto anche il manga. Io non vedo l'ora di leggerlo, però non so se è meglio prima giocarlo oppure leggerlo. Sono in dubbio. Poi, già che non ho abbastanza cretinate nella mia stanza, ho deciso di prendermi anche Totoro con... Io lo so, è una scemenza, però aspettate che non si accenda. Ecco, con la lucetta. È troppo carino, potevo mai lasciarlo lì? No, non penso proprio. Ora vengono i pezzi forti, ovvero le magliette. La prima che ho preso è Kingdom Hearts. Ta-tum, ta-tum. Si vede, non si vede? Penso di sì. Dovevo avere una maglietta di Kingdom Hearts, per forza. Per forza. E quindi ho preso questa qui, che io amo, quanto è bella. Quanto sei bello, so. Ergetevi forte. Ta-dum! Quella di Yuri on Ice, perché vi pare che io andavo al Comic Con e non prendevo niente di Yuri on Ice. Ma chi vogliamo prendere in giro? E quindi ho preso questa qui, Born to Make History. Mi piace un sacco. Questa adesso ci faccio le cozze e non me la leverò mai più. E poi ho preso una di Your Name, che però adesso non vi posso far vedere perché non so dove mia madre l'ha buttata. Quindi, boh. È bella però, vi posso assicurare che è bella, e l'ho presa allo stand TT. Niente ragazzi, io credo di avervi fatto vedere tutto, io spero tanto che il video vi sia piaciuto, come sempre vi ricordo di iscrivervi al canale qui sotto, di lasciarmi un pollice in su se il video vi è piaciuto, commentate, voglio sapere se voi siete stati al Comic Con, che cosa avete preso, oppure se avete comprato anche voi qualche graphic novel, o se avete letto qualcuna che io ho comprato. Quindi io vi saluto, vi mando un bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao pumpkins!